È una bella iniziativa per i bambini qui nelle scuole elementari di San Valentino, grazie a dei professionisti locali, un progetto educativo per i ragazzi, per i bambini appunto, perché l'igiene dentale, ma diciamo in generale l'igiene personale, ritengo sia un elemento fondamentale da impartire già in età diciamo scolare ai tanti bambini, ai tanti ragazzi che frequentano le nostre scuole, e essere qui in un istituto scolastico ci aiuta a divulgare meglio determinati valori, determinati concetti, perché il benessere personale penso sia fondamentale non solo per il fisico ma anche per la mente, e quindi abbiamo voluto patrocinare insieme all'assessore Raffaella Zuottolo, assessore alla pubblica istruzione, questa iniziativa che ci viene proposta da privati ma che ha secondo me una valenza di tipo pubblico, quindi un interesse diciamo generale, ed ecco perché siamo qui, perché impartire, ripeto, delle buone pratiche già in una giovanissima età ai bambini, ai ragazzi, è un fatto assolutamente positivo. E apprezziamo le iniziative che ci vengono proposte dai privati, l'interazione con i privati, siano essi degli imprenditori, degli artisti, dei professionisti, degli insegnanti, per proporre alla comunità delle buone pratiche, dei buoni esempi, sono iniziative lodevoli che l'amministrazione comunale continua sempre a sostenere, ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere. È una bellissima manifestazione, non solo, ma è una delle prime manifestazioni, perciò dobbiamo ringraziare uno studio privato dove appunto uno studio medico dentistico si è unito per fare insieme anche alla dottoressa Valentina Carbone, per portare nelle scuole, quindi iniziamo dai bambini ad educare i bambini, e parliamo di igiene dentale e anche una disciplina per quanto riguarda l'alimentazione. Io ringrazio la dottoressa Michela Carbone che ha avuto questa iniziativa molto, molto bella, seria, importante, e noi come amministrazione, che siamo molto attenti al benessere di tutti i cittadini, abbiamo approvato con grande gioia, abbiamo dato il nostro contributo morale e abbiamo partecipato a questa bellissima iniziativa. È stata una bellissima emozione questa mattina, anche perché ho visto tanti bambini veramente interessati all'argomento, anche perché hanno capito, e questo grazie alla dottoressa Michela Carbone, che ha saputo spiegare con una forma molto sottile, molto leggera anche, però ha fatto capire l'importanza di un'accurata igiene dentale. Ovviamente queste manifestazioni di informazione per i nostri bambini, per i nostri alunni, vanno benissimo, in quanto molti bambini durante la loro crescita, proprio perché sono bambini, non fanno delle cose, delle regole che poi sono importantissime per quanto riguarda lo sviluppo della loro salute. Sto parlando dei dentini, che molte volte loro, ecco, a scuola nell'ora di pausa mangiano merendine che possono danneggiare la loro igiene orale. Non a caso questo è ovviamente correlato anche al problema della nutrizione. Non a caso oggi sono presenti di due dottoresse, la dottoressa Michela Carbone, ortodonzista, e la dottoressa Valentina Carbone, nutrizionista. Hanno spiegato ai ragazzi in contemporanea quelli che sono i rischi e pericoli dove non c'è una buona igiene orale o non c'è una sana alimentazione. Quindi i ragazzi hanno gradito tantissimo, sono piccoli, il messaggio è passato, noi della scuola molto soddisfatti per questa cosa. È stata una bellissima manifestazione, come avevamo già progettato e siamo riusciti a realizzarla. Questa manifestazione è stata voluta perché c'è una cattiva informazione nei bambini, sia per quanto riguarda l'igiene orale e sia per quanto riguarda le abitudini alimentari. I bambini infatti non sanno lavare i denti, non sanno scegliere il tipo di merenda, e abbiamo voluto proprio dare una maggiore informazione su questi temi. È stata una grande manifestazione, riuscita con successo. Finalmente sono riuscita a realizzare un piccolo sogno, un progetto che avevo da tempo studiato e preparato per le scuole, soprattutto per i bambini, dove spiego l'igiene e la prevenzione dentale, ma non solo, anche l'insorgenza di carie, placche e tartaro che si trovano all'interno del cavo orale, soprattutto nei bambini di tenera età, quindi già dai bambini di 5 anni. Ho notato durante la mia esperienza lavorativa, ben 15 anni, l'insorgenza di queste patologie, soprattutto nei bambini piccoli.